Dato che per un po' la mia vita sarà con queste qui, possiamo parlare di contenuti nerd. Parliamo di Magic, che ne dite? Giocate a Magic? Ci avete mai giocato? Conoscete Magic? Sì. Gioco principalmente due formati. Il primo è Legacy, abbastanza costoso, è la storia del gioco. Il secondo invece è Centurion Commander. Forse per i casual è un po' più pratico parlare di Commander. Allora oggi cerchiamo di costruire insieme il mio mazzo Commander per il torneo di domani sera. Devo solo capire come raggiungere la sede del torneo, dato che camminare, guidare, non si può. Il comandante è questo figlio di buona donna di nome Voar, che mi permette di pescare e scartare la prima carta dalla cima del mazzo e poi scartare ovviamente dalla mia mano per provare a mettere al cimitero delle muccone, come questo Goriso Borando, questo Grizzlebrand, e poi rianimarle tramite delle magie che costano pochi mana rispetto al costo di lancio della creatura, rimetterle in gioco, proteggendomi attraverso gli scartini e utilizzando i cantrip per scavare all'interno del mazzo e trovare appunto le carte che ci servono. Come potete vedere, io ho già la mia lista caricata su Moxfield e se volete vedere appunto il mazzo completo, aspettate un attimo che ve lo mostro. Il comandante appunto è Voar, come vi dicevo prima. Abbiamo un reparto creature veramente interessante, ogni creatura fa qualcosa di diverso. Poi ci sono quelle come Agente o Arconte che quando entrano sul campo di battaglia hanno un effetto positivo, anche l'Astral Dragon, oppure carte che ci fanno scartare altri pezzi, protezioni come Griff, Grizzlebrand, non devo presentarvelo, alcuni che fanno da tutore, abbiamo una coppia di Jinji Thaxian, abbiamo il Leviatano che è una vratta importantissima, Ancestral Recall con le gambe Ward, un'altra vrattina, altre utilities come queste carte, Sundering Titan che in questo contesto fa i buchi per terra, il Vurm che aiuta sempre, Shouldered che ho stampato perché mi manca, è una carta molto interessante che non ho mai provato all'interno di questo mazzo, quindi proviamo domani per la prima volta. Snapcaster, anche gli orchetti non li ho mai provati, così come i troll, che sono carte interessanti, anche Doughty non l'ho provato, ma sono carte, creature nere a basso costo che hanno degli effetti interessanti, quindi domani le proviamo. Dopodiché abbiamo alcune utilities come un Planeswalker, un artefatto, oppure tre incantesimi per rianimare le nostre creature. Io solitamente gioco tempo e quindi tanti, tanti istantanei, questo mazzo ne ha pochi, diciamo che gioca molto più a velocità stregoneria, tra l'altro questa Brainstorm una chicca, ne ho quattro, così prima o poi vi farò vedere anche tutte le mie carte foil, alcuni peschini, alcuni rianimini, alcuni accelerini e poi un po' di protezione per le creature avversarie. Molto interessante poter giocare Flash, guardate questa qui, che carta meravigliosa, insomma, tutte carte che in un modo o nell'altro aiutano a gestire il board oppure a fare qualcosa come pescare, scartare, roba del genere. E poi ovviamente un tutore molto interessante in Centurion. Poi arriva il pezzo forte, no, di questo mazzo, perché le stregonerie sono molto interessanti, che sia per distruggere, che sia per cercare, che sia per scavare, che sia per scavare, per proteggersi. Insomma, il reparto stregonerie UB di questo mazzo è veramente clamoroso. Un tutore, io per dire, giocavo anche Force of Will fino all'ultima volta, che ho rimosso, perché questo è un mazzo che sinceramente si protegge in altri modi. Gli scarti sono molto più interessanti dei counter. Show per cercare di venire fuori dalle situazioni in cui ci provano a danneggiare il cimitero, qualche tutore, qualche rianimino, qualche peschino, qualche scartino, vrattine. E questa che è molto molto interessante perché è in tomba e bandita. E per terminare abbiamo qui la nostra mana base, ve la faccio vedere al volo. Sono 35 terre, direi che sono un buon numero, non credo che ne servano più di tante, forse 36 poteva essere idoneo. Guardate che bella questa isola, ovviamente una sola isola e una sola palude per poter far funzionare Tainted Pack. Abbiamo ovviato al discorso inserendo delle Snowland, eccole qua, così che possano fare la stessa cosa ma con dei nomi differenti. Bene o male, le carte di questo mazzo le ho tutte, se vedete qualche bigliettino è perché magari sono in altri mazzi, l'unica che mi manca è Shouldered. Abbiamo un mare sotterraneo che avete già visto all'interno del video dedicato a tutte le mie terre doppie, ma come potete vedere c'è abbastanza pregio anche all'interno di questo mazzo dal punto di vista del pimp e mi servono Watery Grave con il bordo vecchio perché non ho ancora fatto in tempo a fare questo cambio. Fatemi sapere se avete mai giocato Centurion, se avete mai giocato a Magic, se avete mai giocato questo mazzo e le carte che secondo voi andrebbero aggiunte. E magari vi porto qualcosina anche del torneo se mi ricordo di fare qualche contenuto.